Ragazzi, Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dreamers Love to Play, bentornati sul nostro canale. Oggi finalmente parleremo di Nintendo Switch, tutte le novità, tutte le specs, anche se non sono state annunciate ufficialmente, tutti i titoli di lancio, il prezzo e alla fine valuteremo un po'. quello che pensiamo noi a riguardo, quello che ci è capitato anche di leggere, ovviamente abbiamo adottato giusto gli accorgimenti, le sensazioni a freddo, a caldo, che dir si voglia, però comunque abbiamo tenuto conto, insomma, delle più obiettive possibili tra le opinioni che ci sono apparse sul network Le e nostre, anche le anche, le nostre, nostre soprattutto le personali. nostre, esattamente. Allora, partiamo subito dal prezzo, perché è la cosa che molto probabilmente magari a alcuni di voi vi è sfuggita, anche se, insomma, Più se che ne è altro parlato alcuni sì, tanto. hanno parlato anche del fatto che rispetto agli Stati Uniti l'Europa ha questo grande, grosso problema di tasse varie, gente che ci mangia sopra e L'Europa cicci. purtroppo ne esce ancora una volta sconfitta, perché in America la possiamo trovare Nintendo Switch a 299 dollari Americani che americani. corrispondono logicamente ai nostri 280 euro circa. Corrisponderebbero, attenzione, perché Però in Europa il si aggiungono prezzo 50 euro, che sale questi 50 parecchio. euro non sappiamo come spiegarceli. Ci siamo dati la spiegazione del fatto dell'IVA, ma in realtà guardando anche sui siti tedeschi, anche lì sta a Non è un 329,90 problema italiano, quindi è praticamente un problema tutto euro. Europeo. europeo. Se in America costa 299 dollari, noi dobbiamo adattarci purtroppo al prezzo di 330 euro. Adesso vi vado ad elencare le specifiche che abbiamo racimolato, diciamo così, sul web, perché Nintendo da sempre comunque non è mai entrata nel discorso delle specifiche, come è successo per Wii, come è successo per Wii U e come è successo adesso per Nintendo Sì, Switch. si è Comunque, soffermata soprattutto sulle sul parco uscite, titoli e su sui quello che offre la giochi, sulle terze console parti anche. emergono anche nuovi dettagli sull'hardware, a partire dallo schermo. Il display è un pannello LCD touchscreen capacitivo da 6,2 pollici con risoluzione 1280x720. Quando Switch sarà collegato alla dock, permetterà di visualizzare i giochi fino a 1080p, mentre in modalità portatile il valore scenderà fino a 720p. Sul corpo troviamo anche gli speaker, i tasti per il volume, il sensore di luminosità, l'ingresso per il jack audio e lo slot per le cartucce. La batteria, come già riportato, dovrebbe garantire una durata compresa fra le 2 ore e mezza e le 6 ore circa. Lo spazio di archiviazione interno è invece pari a 32 GB, espandibile tramite le schede microSD. Possiamo arrivare quindi a un massimo di 128 GB espandibili. Questa scelta, diciamo che, insomma, visto il mercato attuale, una console che supporta solamente 32 GB di memoria Interna, sì, standard diciamo. interna, non so, secondo me è limitato. Poi comunque bisogna vedere sempre il fattore delle cartucce, perché magari installando i videogiochi di quella memoria potrebbe finire nelle cartucce, Sì. nel caso praticamente del Nintendo 3DS. Penso che sia la stessa cosa se adottano questa strategia. Comunque, per quanto riguarda i titoli di lancio, con la console ne abbiamo veramente pochi, praticamente nulli, vogliamo dire, perché per loro, secondo noi, questa è come fosse una scommessa, perché al lancio con Switch l'unico titolo degno di nota è il nuovo The Legend of Zelda Breath of the Wild, che comunque abbiamo visto un nuovo trailer alla fine della conferenza. È Siamo l'unico entusiasti. titolo degno di nota che magari può spingere un indeciso ad acquistare la console al day one. Noi Subito. diciamo che siamo più intenzionati ad acquistare la Collector Edition, di cui vedete le immagini qua sopra, del gioco di Zelda, In un secondo perché momento addirittura la console, praticamente, magari aspettare fino a Pasqua, anche se non credo ci sì, ma potremmo arriverebbe, aspettare però anche un potremmo mese, anche perché farlo, comunque già sappiamo. dalla data di lancio fino ad aprile, perché esce il 3 marzo, vi ricordo, magari aspettare un mese dà modo comunque di valutare anche online le prime Le esperienze con i opinioni. videogiocatori, le recensioni comunque di chi non è troppo fan o di chi non è fan per niente, insomma, di fare una valutazione più ampia. Anche per quanto riguarda il parco titoli, perché comunque Nintendo, come vedete da questa immagine, sono stati annunciati titoli interessanti, e noi oltre a Zelda comunque abbiamo visto un Mario che Sei fa commentata riaffiorire i propri solo. ricordi, cioè loro comunque hanno fatto leva sul fatto che ricordi anche Super Mario 64, i bei tempi di Mario 64 e di Super Mario Sunshine. Quindi vediamo un Mario che, ragazzi, quel momento della conferenza è stato, Un non lo Mario so, peculiare per la console che sta per uscire. pazzesco. E abbiamo visto anche Splatoon 2, che noi non abbiamo giocato quello su Wii U e ci interessa recuperarlo e ci è incuriosito parecchio. Approfondiamo un po' le nostre valutazioni personali, ragazzi. Io devo dirvi che, come prendo subito il parco titoli perché stavamo in argomento, devo dire che sembra un po' povero. Cioè, i titoli interessanti ci sono, però
sono troppo dilazionati a nostro avviso, troppo sì. spiattellati lungo tutto l'anno. Si punta molto sulle scommesse, si punta sulle scommesse anche per quanto riguarda l'online, che sarà finalmente a pagamento per la prima volta su Nintendo. Finalmente è un parolone, perché comunque c'è chi ha amato questa scelta, perché magari col fatto che noi andiamo a pagare un servizio online, uno si augura che comunque Nintendo vada a migliorare, perché noi lo stiamo pagando. Cioè, come nel nostro caso, io personalmente pago il PlayStation Network €50 all'anno, che comunque bene o male le sue grinze le dà, perché non è un servizio efficiente, ragazzi. Diciamo che molti hanno criticato questa scelta dell'online a pagamento anche da Nintendo, che si è, diciamo, adattato a questa esigenza, perché comunque per loro sarà una fonte di guadagno. Certo, bisogna vedere... È un investimento importante che io do fiducia a questo... Sì, questa scelta personalmente. Sì, bisogna vedere se sapranno reinvestire bene e se alla fine potrebbe addirittura essere opzionale, perché comunque ricordiamoci che Nintendo ha presentato questa console come una console principalmente da giocare in compagnia a casa, locale. Multiplayer locale a casa, non è che ha fatto tanti riferimenti all'online. E logicamente il multiplayer locale va da sé, non ha neanche quasi l'esigenza di giocare, a meno che non ha amici come nel caso nostro in tutta Italia, che comunque acquisteranno la console, quindi giocare anche in multiplayer online ci farebbe piacere proprio per questi amici. Come dicevamo, possiamo puntare anche su quello in maniera opzionale. Per quanto ci riguarda invece la portabilità della console stessa, ora magari la durata della batteria non sarà eccezionale, cioè bisogna prenderlo secondo me come una specie di tablet, perché andiamo a vedere in soldoni è quello come principalmente, è come se fosse un tablet, no? Solo che firmato Nintendo. Il fatto che non possa durare tanto è incomprensibile che sia invece l'opposto, secondo me. Non possiamo aspettarci un 10 ore di durata. Sì, perché con comunque, dei giochi comunque che avranno un certo peso. Certo, bisogna vedere dall'uso, che ne so, anche dalla luminosità, dal gioco che si sta giocando, dal volume, che ne so, le da tutte le dalla connessione normale. Wi-Fi e tutto il resto. Ragazzi, noi comunque abbiamo chi ha iPhone, chi ha Android, comunque tutti noi ormai chi è che non ha uno smartphone? È comunque uno smartphone. Se ci andate a giocare per tante ore consecutivamente, non vi arriva a 6 ore. Anche cioè... con un Dragon Mania Legends, cioè se tu giochi a 3 ore, cioè, 3 ore non ci arriva. Ma proprio. Secondo me no, comunque vi fa quelle 3, massimo 4 ore, secondo me, perché a seconda anche dell'utilizzo, quindi questo paragone non sussiste, anzi penso che comunque la batteria sia una batteria standard per un dispositivo... tablet, perché praticamente è come se fosse un tablet. Parlando del prezzo, rimanendo in ambito del prezzo, molti sono rimasti scandalizzati del prezzo di base di Nintendo Switch, che ripetiamo è €330. Allora, come abbiamo detto a inizio video, ragazzi, l'Europa parte svantaggiata. Penso che a noi, come a voi, come a nessun altro, faccia piacere pagare di più rispetto a un prezzo americano, perché la cifra non è la stessa, cioè, ne guarda, un molti sacco dicono di... sono €30 più, no, sono 50. Sono Quello che dico 50 io, euro in più. il prezzo andrebbe anche bene, ma è il principio che è sbagliato, perché non sono €30 ma sono 50. Non possiamo avere uno stacco fino ai 20-30 euro, ci si può stare. Ma 50 sono veramente tanti, quindi al massimo poteva essere 309. Però allora, attenzione, qui apro una piccola parentesi. Allora, io già vedo tanti paragoni attualmente di gente che mi fa, sì, ma allo stesso prezzo, se non di meno, Inferiore. addirittura, compro PlayStation 4 con 3 titoli. Allora, attenzione, questo è un paragone sbagliato. Allora, io ci posso stare, sì, mi venite a dire, €330 non è giusto pagare una cifra quando in America... Qui siamo d'accordo tutti, siamo incazzati pure noi perché non va bene assolutamente, noi ci rimettiamo sempre, l'Europa per un motivo o per l'altro ce la mette in quel largo posto. E vabbè, qui siamo tutti d'accordo. Quando si cominciano a fare certi paragoni, però, secondo me è sbagliato perché la PlayStation 4, come la Xbox One, è uscita già parecchi anni fa, quindi la potete trovare nuova come usata a un prezzo praticamente stracciato. Fare un paragone con Sony o con Microsoft per questo punto di vista, con una console che quando uscì, fra l'altro, la One era inaccessibile, La costava One era 500 inaccessibile, euro. ragazzi. Cioè, io l'ho comprata perché ho dato Scusate. fiducia a Microsoft. Poi, dopo 7 mesi, non mi ci sono trovato male, ma ho preso la PlayStation 4. Cioè, PlayStation 4 al lancio è €399 con una lineup di lancio a dir poco scandalosa, ragazzi. La gente se lamenta che c'è solamente Zelda. Io posso comprenderlo, però. Come è stato mostrato Zelda, che è un Cristo, una Madonna scesa sulla Parliamo terra, di ragazzi. Cioè, ma teste io di non so se serie avete della visto il Nintendo. trailer, è una cosa favolosa. È Cioè, un film, Xbox è un One al trailer, è un film. lancio, €500, che poi so pure una fregatura, perché i €100 in più praticamente sono del Kinect mai usato, ragazzi. Quindi, se vogliamo fare un paragone, bisogna fare un paragone con il lancio delle due console, no?
Cioè, è facile di adesso con 300 euro me faccio PlayStation 4, poi chi è che non ce l'ha? Parliamone. Con tre giochi, ok ragazzi, sì, ma il paragone lo dovete fare fra date di lancio, perché mo è facile a parlare, scusatemi. Cioè, molti dicono, Nintendo dovevi fare, dovevi venderla a 199 euro, ragazzi, 199 euro ci costa Nintendo 3DS, ma Poi stiamo a parliamo sempre delle scherzare? stesse persone che Stiamo quando WhatsApp scherzando? ancora si pagava facevano i burciari, Cioè, che ragazzi, so, 800 euro di 300, telefono. 330 euro, sono troppi, e poi mi vai a pagare magari 1000 euro di Di iPhone. No, iPhone. allora, sti ragionamenti non stanno né in cielo né in terra. Cioè, io posso capire che c'è solo Zelda, posso capire che magari non vi piace, che va Che dobbiamo aspettare stufato, le vacanze per che avere dovete anche aspettare a Mario Odyssey. Natale, perché Super Mario Odyssey molto probabilmente uscirà a Natale. C'è gente che ha speso 400 euro di PlayStation VR. VR. Tu E mi devi... su da un fronte perché che giochi ci sono adesso? Perché attualmente che c'è? Ragazzi, Eagle Flight, cioè che spendo emozione! 400 euro per giocare in prima persona a Resident Evil che esce fra pochi giorni. Non Ma è necessario, con non è necessario. 330 euro, che so comunque meno dei 400, io mi ci faccio una console nuova. Mi gioco intanto Zelda, st'estate Splatoon 2, a Natale Mario, e vedrete che piano piano comunque, voi fate bene a criticare adesso, la console acerba, così come i titoli, non vi potevano presentare Super Smash Bros., Animal Crossing, Perché Metroid, rischiamo poi Zero. l'infarto? Rischiamo che una conferenza di questo tipo uno rischia Cioè, anche io ammetto che il l'infarto. prezzo è alto, però a confronto a tanti altri è ottimo, perché comunque per Nintendo questa secondo me è anche una scommessa. Cioè, dovete da tempo di lavorare, perché vengono da uno scandalo come Wii U, che hanno perso tantissimo, tantissimo, ragazzi. Neanche però bisogna stare sul chi va là, pure sul fatto dell'online. Questa è una scommessa buona, l'online a pagamento, perché però neanche si può stare, ah, se fallisce questa cosa, cioè Sì. Cioè, la diamogli date... un attimo, cioè, gli errori si fanno, ok? Che un'industria così, con queste spalle tante, non si può permettere errori così grossolani, Però non la potete però non neanche possiamo dare neanche morta, cioè San Sebastiano. la date morta già dal principio. Dovete da tempo di farceli lavorare, perché vengono da una scottatura pesante, da una grave Che perdita. è riguardata anche i clienti, i fan, Esatto, comunque, io quindi capisco è che c'è ancora un condivisa, po' di possiamo dire. rammarico, un po' di paura di poter dire: Madonna, questa console però che faccio? Se poi ci ricasco, se poi vado a spenderli e non la supportano. Diciamo che nella conferenza non c'è stato neanche tutto sto grande supporto da terze parti, Però, ragazzi, dovete da tempo a tempo, come ci stanno lavorando ancora su PlayStation 4, come stanno lavorando ancora su Xbox One, di cui, fra l'altro, se la volevamo di tutta, hanno cancellato pure Scalebound, che è scandalosa sta cosa. Io, se fossi in possessore di Xbox One, staccherei a buttare Butterei la sul finestra, perché non torri. c'è più niente da Scalebound, cioè giocare. non... Quelle poche esclusive Si stanno sono sul dati una PC. zappata sui piedi di quelle clamorose, eh. Microsoft io non so, Ragazzi, veramente. date fiducia a Nintendo, perché è acerba, lo ammettiamo, è tutto acerbo, come è giusto che sia all'inizio, date tempo, 1 o 2 anni, perché devono fare il loro corso, devono vedere come vanno le vendite, devono vedere se questa scommessa per loro andrà bene, se andrà male sarà un vero peccato, però secondo me no. Se vogliamo parlare anche di componenti, perché hai citato l'online che è a Parliamo, pagamento, ma sì, parliamo anche dei di componenti, tecnologie. lì il prezzo magari, anche se... Comunque anche i pad, sempre prendendo spunto dalla PlayStation, anche i pad ci costano 69 euro. Qui abbiamo dei Joy-Con, se non sbaglio, dovrebbero Sì, costare una settantina di mi euro. pare di sì. Insomma, sono prezzi comunque Sì, abbastanza 50, altini. sì. Per giocare in compagnia, ce ne servono tanti. Lì ammettiamo che comunque la spesa è tanta, quindi bisogna vedere Vedremo poi se se varrà poi la pena. ridimensioneranno, magari potrebbero fare delle offerte, magari uno sconto sulle quantità. Una spinta per poter acquistare, Più capito? Per avere accessori. modo di avere un prezzo accessibile e giocare in Penso compagnia. sì. Insomma, ecco quanto ha detto. È contenta sempre Lei lei. è contenta perché comunque sì, si parla di Nintendo, quindi è Di contenta. Vedete casa. com'è carina, sorridente. Vabbè, lei è sempre sorridente. Questa è proprio... Sì, guardatela com'è fiera. Ragazzi, le nostre valutazioni adesso le conoscete, sapete tutte le informazioni su Nintendo Switch. La parola adesso sta a voi. Scriveteci qua sotto nei commenti cosa ne pensate, ovviamente rispettando le idee di tutti. Ragazzi, fateci sapere tutto quello che vi passa per il cervello, cosa ne pensate del prezzo, se è stata una scelta azzardata, se non è stata una scelta azzardata, Gli cosa ne pensate accessori, degli eccetera. accessori, il prezzo, i titoli di lancio, i giochi in generale. Come potrebbe Cosa vi andare, piacerebbe cosa potrebbe esserci in giocare? futuro per Switch, come sarà il futuro di Switch, se volete dargli comunque una chance o meno. E direi che per oggi è tutto. Sì, Quindi seguiteci sulla pagina Facebook, seguiteci su logicamente, Facebook, sì. anche lì Esatto, parliamo
costantemente in descrizione di, sì, tutto. continuiamo a parlare anche del fatto della conferenza, abbiamo Sì. fatto dei, diciamo, dei siparietti in Vi merito. mostreremo i trailer di gioco e quindi non lasciatevi scappare questa occasione di rimanere aggiornati su Nintendo Ci Switch, ma anche vedremo. sul mondo videoludico in generale, ragazzi. Detto questo, Vi noi diamo un vi grande salutiamo, bacione vi ringraziamo e e ci ci vediamo al vediamo. prossimo video. Ciao!